Allora, bambini, dopo aver letto il libro sulle paure di Topino, oggi ho deciso che il nostro laboratorio sarà un amuleto scacciapaure. Allora, per farlo ci vuole un bastoncino a cui ho legato tre fili di spago. Ora, fatto questo, prendiamo un foglio bianco su cui ho già disegnato diverse cose che fanno paura. Ad esempio dei rumori forti, un fantasma, un mostricino, i ragni, ma anche il nostro topino. Dopo aver fatto questo, li ritagliamo. Naturalmente voi potete disegnare tutte le vostre paure, quelle che non è detto siano uguali alle mie o a quelle di topino. Una volta che li abbiamo ritagliati tutti, li dobbiamo attaccare al nostro amuleto. Bene, lo possiamo attaccare con la spillatrice. Vedete? Facendo così, un puntino sopra e un puntino sotto, semplicemente. Bene? Poi ci potete attaccare anche altre cose, come una piuma, come una pigna trovata in giardino, una fogliolina, quello che vi piace di più, anche un fiocchino. Allora, come sempre, sapete che io preparo un'altra cosa finita, ve la faccio vedere. Guardate, questo è il mio amuleto finito. Ci ho attaccato il topino, il fantasma, il buio, il rumore forte, e qui guardate un piccolo particolare: questo è una paura segreta. L'ho attaccata con un piccolo pezzo di carta, con un fogliolino, ci ho scritto sopra la mia paura e l'ho attaccata con un fiocchino. Bene, dopo che lo avete finito, potete mettere un gancino ed attaccarlo alla finestra in camera vostra. Ciao bambini!